Cari amici, oggi siamo al cimitero militare inglese, detto anche cimitero di guerra britannico. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, lo visitiamo finalmente anche in una maniera per urbex e più che turistica, proprio a far vedere la parte storica, la parte contemplativa del luogo. Bellissimo, un bellissimo posto. È la prima volta in assoluto che ci veniamo. Tutto ciò che sappiamo l'abbiamo raccolto da internet, su dei siti di internet, e l'abbiamo riscoperto. Un po' di auto che passano così. Entriamo che c'è meno traffico. Rompiamo gli indugi, entriamo, sì. Entriamo. Tengo io le qua. No, beh. Ciao, ci pensi me, dai, su che ti riprendo io. Sì. Entriamo. Entriamo. Mentre fanno anche un po' di picnic da queste parti, ma sempre fuori. Magari andiamo appunto a vedere la parte di questo cimitero. Inizialmente pensavamo che riguardasse solo la prima guerra mondiale, invece è relativo anche alla seconda guerra mondiale. Praticamente le tombe sono disposte in maniera molto, molto sistemata bene. Sono tombe cristiane. Sì, praticamente, ecco, proprio, poi anche quella zona di là. Molto piena di fiori di rose rosse. Farfalle, ricorda un po' tutte quelle zone, ricorda un po', guarda quella farfalla lì che particolare, se solo si posasse, è particolarissima quella farfalla, è una farfalla molto, molto diversa rispetto alle ferma. Nostre, hai notato Mauri? Ha un'apertura alare strana. Fermati qui. È incredibile. Porca puttana, mi si svita qua. Farti vedere da noi. Andiamo dietro la farfalla. Ma adesso scappa di là. Va in aperto prato. Che bello, che bello. Comunque qua va che... È la pace, aspetta, la pace. Si sta smontando qui coso. Bene. Bene, vedete, la pace l'abbiamo trovata anche nelle ali di una farfalla. Sì, c'è la morte, c'è la guerra, e però c'è, purtroppo sono cose del destino terribili, e nelle ali di una farfalla abbiamo ritrovato la semplicità della pace, della libertà. Ed ecco di nuovo la farfalla che continua a girare. Beh, dovremmo beccarla. No, ma chissà dove, fa niente. Ma era stupenda quella farfalla. Era diversa da quelle che di solito girano per i nostri campi. Chissà che fosse quella lì anche una farfalla inglese. Chissà. Sa, veramente, perché non le avevo mai viste così. Aveva un'apertura alare un po' all'incontrario, come se fosse all'incontrario. Molto spinta in avanti. E Mauri, quindi? Dico che è molto interessante, si cammina nella storia qui ed è bello, cioè, insomma, venire qui si dà un senso di pace, è bello tranquillo, cioè, non c'è quasi nessuno, quindi non si è neanche disturbati come può essere nella città, si può fare anche
i video tranquilli. E niente, questo è un cimitero di guerra della di prima e seconda guerra mondiale, britannico, cioè praticamente sono gli alleati inglesi che hanno perso la vita in Italia, le liberazioni. E siamo qua, insomma, è una domenica di giugno molto calda, però per venire in questi posti è necessario, perché se pioveva rovinava un po' tutto. Certo. E c'è la visuale, è abbastanza bella, i fiori sulle tombe sono abbastanza, è un bel vedere, insomma. Invece magari la pioggia rovinava un po' tutto. Certo, qualcuno poi è venuto anche qui al cimitero, sì, dopo di non noi, siamo proprio soli. Dopo di noi sono arrivati da lontano, persone. Possiamo riprenderli, certo, primi campi, no? E andiamo verso... verso la cappella. Andiamo verso la cappella, dove poi si firma il registro delle presenze al cimitero. E la pace si sente in questo luogo, si sente una pace molto particolare. Qua ancora praticamente sono disposte 1, 2, 3 file da una parte e poi pure dall'altra 3 file. E poi anche di qua, sì, e poi di qua, di là, beh, ci sono altri visitatori, non riprendiamo da vicino. No. E andiamo verso la cappella. E qua. E questa è la cappella poi dove c'è il registro. Una piuma. Questa potremmo anche tenerla per ricordo. Piuma di una piccione. Piuma timoniera, ce la terremo per ricordo, perché questa tanto se no andrebbe persa, questa ce la terremo per ricordo. E qui la parte della cappella dove poi andremo a firmare il registro del cimitero. Il suolo di questo cimitero è stato donato dal popolo italiano per l'eterno riposo dei marinai, soldati e aviatori, alla cui memoria è qui reso onore. E questo l'ha stesso scritto in inglese. Io provo a dirlo, sì, un po' più da lontano. The land of the Swiss, this cemetery stands in gift of the Italian people, for the perpetual resting place of the sailors, soldiers, the armies, who are honored here. Almeno ho tentato. Sì, e questi sono tutti i viaggi dei militari inglesi per l'Italia. Tutto dove so, poi sono finiti benissimo. Io mi siedo anche un po' qui, no, qua facciamo uno stacchettino e riprendiamo. Oggi è l'11 di giugno 2017, fantastica giornata di sole, e appunto come diceva Mauri, per venire qua ci voleva per forza il sole, perché siamo all'aperta, tutto aperto, e venire con la pioggia si poteva, ma non era facile. Benissimo, continuiamo la traversata, diciamo così, la visita. Mauri, va bene allora? Sì, va bene. Continuiamo. Sì. Continuiamo. Sì. Apro? Sì, apri il registro. Apro il registro magico. Il registro, vediamo dei visitatori. Questo è decaduto in guerra. Qua è il registro dei visitatori. Ah, ma guardate qua. Ecco, no, ma prendendo con la mia. Il registro dei visitatori. Sì, sì. Da registrare. E ci aggregheremo. Due youtuber firmano per tanti youtuber italiani. È bellissimo, Mauri. Ci aggreghiamo, firmiamo anche noi. Mettiamo allora qua, sulle pagine vuote,
miseria! Perfetto, prendo la videocamera anch'io per riprendere da vicino. È fantastico, perché queste sono cose che rimangono nella storia. Quindi firmeremo. Firmeremo allora 11. Qua mettono tutti la data così, però io metto giugno perché all'inglese poi è diverso, allora all'americana. Non so parlare. Cioè, nel senso, so parlare al massimo milanese, se volete, so parlare. Ah sì, la firma. Naro Germini. Allora, poi qua in Naro. Quando si firmano questi cosi, c'è sempre un po'. Allora, il commento. Anche il commento bisogna mettere? Sì, sì. Adesso non mi viene in mente niente, cosa posso mettere? Interessante? Sì, sì, quello che vuoi, con fede. Con fede? Con fede. Sì, mi sforzo, però... No. Lasciamolo stare, Fede, che l'avete qua. Una battuta. No, comunque dai, adesso ci penso e dico che io scrivo qualcosa. E qualcuno dirà, ma che cacchio vuoi scriverti? Ecco. Allora, in fondo, ho scritto, in fondo è una grande pace pensare ai nostri eroi combattenti. Pace. E mi è venuta così. In fondo è una grande pace pensare ai nostri eroi combattenti. Pace. Io ho scritto così. Adesso allora, devi insegnare... storia. Mauri, segna tu, fai tu. Ti riprendo io. Allora, io firmo qua... Ti riprendo io in doppia allora, camera. 11... Vuoi che vengo di qua, magari? Giugno 017... Valletti, non mi firmo io tu mai. Ma allora magari osti, ma io pensavo che venisse uno scarabocchio, l'ho messo, e poi dopo qua metto Nama please print and address, signature. Ah, questa è la firma e quel nome. Allora, stavo scrivendo sotto ancora, stavo ricopiando Gennaro Cennini, invece Valletti Maurizio. Valletti Maurizio 2017, un viaggio nella storia. Mio Cristo, manco su scrivere so, aspetta un attimo, mi devo giù lì, scusate. Allora, un viaggio nella storia, nella storia, poi dopo che cacchio posso mettere, poco cane, adesso che mi viene in mente. Non sai che non mi viene in mente un viaggio nella storia e poi che cosa posso mettere? È quello che viene dal cuore. Con emozione metto questa firma, va? Metto questo commento. Mamma mia, che sforzo che ho fatto, non perché... Leggilo. Allora, ho messo, qua c'è scritto, qua c'è la mia firma, guardate. Allora, qua la mia firma, qua la mia data, Valletti Maurizio 2017, un viaggio nella storia, con emozioni metto questo commento. Poi che cosa volevo mai? Mi veniva in mente anche una cosa bella. Aspettate che ci penso, devo far andare la rotella. In un periodo di pace, periodo di pace. Che pace, che c'è sempre guerra, comunque. Perfetto! Bene. Qui si possono trovare tante scritte qui. Adesso sì, ma è bellissimo. Io per pace non metto niente, perché sennò potete... Questo praticamente...
Comunque è difficile. Il registro. Io lo dico al Cavara. Cavara, come dire, ho fatto andare alle rotelle ma mi fa il cervello, perché fa caldo. Cari amici, abbiamo firmato un grandioso registro qua al cimitero britannico, al cimitero dei militari morti in guerra, al cimitero britannico. Niente, visitor book, questo è il libro delle visite, beh grazie, sì. Grazie. Come e poi qua abbiamo addirittura... Ah, cos'è che c'è lì ancora? Come è fatto il cimitero. Ah, la cartina. La mappa del cimitero, fantastico. E vari nomi nativi, e la storia in inglese, e vari nominativi di tutti i morti, perché chi ha il parente deceduto qua, magari grazie a questo foglio, può più facilmente... riscontrare da dove viene e capire se è parente eccetera qua sì. Praticamente saranno tutti i nominativi dei morti al cimitero. Beh, e questo è il libro no, e questo è il libro dei visitatori che abbiamo firmato. Benissimo, mettiamo tutto a posto come deve essere fatto, mi raccomando, anche quando venite qui mi raccomando. La legge non è solo da rispettare perché è legge, ma la legge è anche buonsenso e rispetto, perché il rispetto deve essere reciproco. Ah, la penna, metto qua, Benissimo. Cari amici, abbiamo firmato il registro delle annotazioni che siamo venuti in visita al cimitero militare britannico, al cimitero militare inglese, qui al Parco Trenno a Milano città, incredibile, siamo a Milano città, eppure è una zona di periferia. Mauri sta continuando di là, adesso lo seguiamo. Arriva Mauri! Bene. Bene cari amici, anche oggi questa esperienza si è conclusa nel migliore dei modi, ci siamo riusciti, come diciamo noi, e vi abbiamo presentato il cimitero militare inglese, il cimitero di guerra britannico, anglosassone, con i morti inglesi in Italia durante la guerra e anche gli alleati dell'Inghilterra. È stata comunque una giornata piacevole di pace, con una bella giornata di sole come finalmente ci piaceva avere dopo tante giornate di pioggia. E qua siamo l'11 giugno 2017, Gennaro Gelmini e il youtuber Mauri con il Solleone contro. Sì, ci abbronziamo. E benissimo, continuiamo il nostro viaggio e pian piano ci avviamo all'uscita. Ogni cosa è bella, entrare, uscire, vedere, e questo fa parte della vita, e pensare sempre ai nostri eroi morti in guerra col dispiacere e sempre un pensiero per la pace, sempre un pensiero per la pace. Prendiamo la borsa e andiamo. Abbiamo concluso anche questa sperimentazione. Devo dire che più che sperimentazione è stata una documentazione. Documentazione, sì. No, molto interessante, non sapevo neanche di sto posto, lo ripeto, cioè, ogni tanto va bene venire in posti che magari non si conoscono. Sì. Così che anche altri urbex magari possono fare un salto qui, fare sì, video. Sì, certamente. Siamo stati, i posti ce ne sono tanti, ma generalmente a volte uno facendo le solite ville, le solite cose, magari può anche fare qualche cimitero di guerra che non conosce, qua a Milano, Parco di Trenno di Milano. Parco di Trenno di Milano, c'è questo cimitero. Via qui, Cascina Bellaria. Via Cascina Bellaria. Quindi sì. Niente. Sì, certamente amici. Via Cascina Bellaria al Parco di Trenno a Milano.
quella è la cappellina e adesso ci avviamo all'uscita. Ebbene, è stata una giornata molto densa, una giornata di cui ricorderemo con affetto i nostri cari che non ci sono più, i nostri cari deceduti in guerra, sempre con rispetto verso i nostri eroi e sempre con la speranza di pace, sempre. Sempre. Bene, alla prossima cari amici. Alla prossima. Prendiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao e mettete un bel like anche a questo video. Mettete un bel like, sì. E quella la croce. È la croce dell'ingresso. Fai, faccio un saluto qua. Cari amici, alla prossima. Ciao. E cari amici, siamo ancora qui al cimitero di guerra britannico, quindi cimitero militare inglese, per farvi vedere qualcosa di diverso, la nostra storia, qualcosa che fa parte della nostra storia. Qui appunto sono sepolti militari britannici, militari inglesi e alleati inglesi dell'alleanza inglese, il Commonwealth, e quindi tutti i paesi alleati con l'Inghilterra, e sono sepolti qui quelli che sono morti poi in Italia, ed è assolutamente quindi storia, è storia, ed era assolutamente giusto venire qua a commemorare proprio chi ha fatto la storia, chi è morto purtroppo per la patria, chi è morto nel contesto proprio di guerra, purtroppo brutto destino così. Continuiamo quindi il nostro percorso in varie sezioni per farvi vedere un po' tutto quello che è la panoramica. Oggi bellissima giornata di sole, caldo. E lui bellissimo caldo, però si sta bene, perché io sono... giorni fa avevo pure l'influenza, c'era pioggia, bene. Non si stava io, bene. A proposito, qualche giorno fa anche io avevo preso una disenteria. Io avevo l'influenza, quindi questo sole, questo caldo veramente 30 gradi del poco, però ci fa bene. Ci fa bene, ci asciuga un po'. Perché ci asciuga un po'. Sì. Certo. Quindi stiamo benissimo, siamo felici che è venuto un bel gran sole caldissimo, però siamo felicissimi. E continuiamo il nostro urbex tra le tombe dei nostri eroi, degli eroi britannici, degli eroi inglesi. Qui al Parco Trenno a Milano, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Sempre in due, sempre noi, sempre noi. Solidi. Magari. Sempre solidi, noi siamo inassidabili. Siamo. Meno male, sì. Inaffondabili e inossidabili. Bene, bene. Volevo andare anche un po' a quella zona lì, che prima siamo passati dall'altra parte. Io l'ho starnuto, infatti il mio discorso era proprio adesso stiamo bene, che c'è un gran bel sole che ci fa veramente bene. Sì. Questa giornata qua, questo cimitero per noi è un toccasana. Difatti Mauri può testimoniare, all'inizio quando ci siamo visti in stazione, però uno che si riprende dall'influenza non è che sta infatti è vero, no, io anch'io ho avuto un periodo di dissenteria, due o tre giorni ci sentiamo già meglio, perché ci due o tre giorni di cagarella proprio, anche se è poco, scusate se è poco coso, ma insomma addirittura in tre qua erano tre che viaggiavano sullo stesso, tre piloti. Praticamente vengono messi assieme quando viaggiano sugli aerei e stanno insieme.
quindi abbiamo varie tre persone che sono finite, che evidentemente pilate d'aereo, si vede anche dall'aquila, questa sicuramente è un'aquila. Poi la corona inglese, magari vieni. Abbiamo la corona inglese, l'aquila. E poi questa sarà che erano alpini anche, qualcosa del genere. Un cervo, non lo so. Comunque, bene, bene. E continuiamo. Qui abbiamo... Questo è quando sono marinai, praticamente quindi l'ancora. Vedete l'ancora. Poi prendi... Fai un piano, sai Mauri com'è il piano americano? Sì, piano intero. Piano americano, no, da qua a qua, beh, comunque va bene. Piano americano, ma questo è inglese, Civitero. qui cosa abbiamo? Ma sì. Mi sposto perché l'ombra... Sì. Perché purtroppo... Praticamente... bianche, l'ombra... La reale... Intelligenza reale, insomma, si rifà sempre a un'organizzazione dei reali d'Inghilterra. Qui è Stevenson, l'ausiliario. Io volevo andare poi... Qui ecco, allora quindi, poi abbiamo alcune tombe ebraiche e si vede, sì, si vede... Mauri, si vede dalla stella, questa è una tomba ebraica, ecco, questo è un cristiano, comunque i morti sono tutti uguali, per carità, e d'altronde non esiste una religione migliore dell'altra, le religioni sono per dare un comando alle persone per migliorare la propria vita. Nel rispetto dell'altro, appunto, viva la pace. Questo, in poche parole, viva la pace. Certo. Vari stemmi. Questi saranno altri aviatori deceduti insieme. E Mauri, continuiamo. Volevo andare a visitare anche di là. Gran begli alberi secolari. Alberi molto alti, già. Alberi secolari per tutto il cimitero, che fanno almeno una gran bell'ombra. Volevo andare a vedere quella zona di là per fare il giro completo. Prima le persone che abbiamo in lontananza di là erano di qua. Si sono fermati, non fanno video, poi si sono fermati parecchio. Sì, ma bene, bene, la fede li fa fermare. La fede è sempre un qualcosa che... Ma qua manca una tomba. Ma ne mancano diverse di qua. Qui si vede che l'hanno tirata via o l'hanno mandato in patria. Ah, rimandato in patria. Bravissimo, bravissimo, sì, Mauri. Ma mancano, vuol dire sì, che sì, magari sì, i parenti hanno deciso di sì, portarlo in patria. Esatto, esatto. E i parenti può essere che li hanno riportati ma in qualche modo in patria. Ma ne mancano due. Sì, so, sì, ma può essere, può essere. Hanno rimandato in patria. Penso proprio di sì. Se no erano insieme nella fila senza staccare. Sì, ma anche di là ne mancavano. Certo. E magari fai un piano da lontano con tutto il panorama. Ma vieni pure. Però inquadrando tutto... Per far vedere ai nostri amici il tutto è compresso. Vieni, vieni. Allora mi metterò qua. Guarda, pensavo di mettermi qua e c'è l'altra di quelle farfalle. Mauri, riesci a prenderla? Quella lì è una farfalla tradizionale. Però è incredibile, incredibile. Una farfalla tradizionale qua. Si è fermata lì. Ma è pieno di api, perché sai perché? Perché là in fondo c'è un apicoltore. Bene, bene. Ho visto che... Fai pure qua. Bene. Quindi, cari amici, riprendimi pure con me.
abbiamo queste tombe, in tal caso quando abbiamo l'aquila e la corona, l'aquila è perché erano aviatori, la corona è sempre la corona inglese. No, più. E quindi insomma la fede, la pace è qualcosa di grandioso allora ricordare i nostri eroi caduti in guerra. E mi raccomando, stare sempre per la pace, perché poi chi è morto in guerra sicuramente comunque dall'aldilà ciò che vuole è la pace, perché quando si vede di fronte, ci si vede di fronte a una guerra, è chiaro che si pensa sempre alla pace. Io sono sicuro che chi è in guerra la prima cosa che pensa è la pace, non alla guerra, perché la vita è importantissima. C'è poco da scherzare, la vita certo. È importantissima. Non è l'età che ci dà praticamente l'esperienza vitale per capire la vita, non è mai l'età, è praticamente il rapporto con la società. Bisogna comprendere qualcosa di oltre, bisogna andare sempre oltre per riuscire a saper vivere la vita, perché sennò avrebbe delle situazioni troppo ingombranti per tutti. E queste sono i nostri cari. Riprendi un po' verso la cappella, la cappella dove abbiamo firmato poi il tutto. Quella. Torniamo alla nostra cappella dove abbiamo firmato il nostro diario. E qui appunto ultimiamo il nostro video con tutto. Dove abbiamo firmato il registro, ce ne siamo arrivati. Qua quando abbiamo firmato il registro, e qua tutta la parte. Qua la panoramica del cimitero, l'ingresso e quant'altro. Questo cimitero, consacrato alla memoria di coloro che sono sepolti qui, per cortesia, trattatelo con rispetto, non portate veicoli di qualsiasi tipo nel cimitero, ed evitate di fare rumori sconvenienti. È fatto divieto di giocare nel cimitero. E siamo qui, io, Gennaro Tolmini e Giuseppe Mauri. Ciao a tutti. A filmare appunto al Britannico, il cimitero di guerra militare inglese. Adesso lo andiamo a visitare per tutti gli youtubers e così veramente è un luogo insolito, nuovo, da venire a visitare. Ok, va bene Gennaro.